4 Wheel Drive Italia, in realtà in prestito in un'officina a 9.000 giri, ma perché? Perché Alessandro Fabretti e Luca Fabretti sono fratelli, per cui collaborano spesso su alcuni progetti. Li incontro con piacere, Stefano, perché ciao, all'epoca quando tu mi hai fatto vedere questa vettura, era appena arrivata di serie. Tutto originale. L'ultimo, esatto, l'ultimo Wrangler. L'ultimo. Ho detto, madonna santa, a me non mi convince, la mascherina non mi convince di qua, non mi convince di là. Adesso dimmi che non ti convince. No, devo dire che mi hai già abbastanza convinto, però adesso entrerai nella specifica dei lavori che avete fatto. E quanto si presta questo mezzo? Bene, sono quanti anni? 100 anni, 900 anni che il Wrangler prima race si presta, tantissimi, per cui non smentisce la sua tradizione, no? La sua nomea di vettura preparabile. Cosa avete fatto come 4 Wheel Drive Italia su questa vettura? Allora, praticamente l'abbiamo preparata completamente dal kit di rialzo alla parte estetica, montando un paraurti. Questo è il paraurti, quello americano Heavy Duty, in acciaio chiaramente, modulare. Viene montato solo negli Stati Uniti, chiaramente importandolo in Italia si può montare, facendo delle piccole finezze con un lavoro certosino, rimontando i sensori di parcheggio. Perché li chiaramente vuole. Comunque questo cliente qua li vuole. Assolutamente sì. Ricordando che quelli che si trovano su internet con già i buchi dei sensori di parcheggio sono paraurti cinesi. Ecco, era perché scusami, però tu stai toccando un tema, per puntualizzare. Dobbiamo fare anche, no, dobbiamo istruire, sì, il cliente, perché ormai c'è la corsa, sì, chi è più furbo dell'altro. Esatto. Io arrivo da 4 Wheel Drive, c'ho il mio bel parausai, me l'ha regalato la nonna, in realtà sono andato poi su internet, l'ho preso, l'ho pagato c'è poco, sono molto più furbo. Una valanga di imitazioni, di pezzi e quant'altro, chiaramente questo è un paraurti originale Jeep americano e ha un buon costo, chiaramente su internet, su Amazon e gli altri siti. La cinesata costa poco, però non ha queste caratteristiche. Ma vale il prezzo che lo paghi, anche perché dopo un mese poi cominciano anche a rugginire. E come dicevamo, preparata totalmente per quanto riguarda l'assetto, con marche note del mercato americano di alta qualità, ammortizzatori Fox, puntoni Teraflex, molle Clayton, e track bar davanti. Questo è il track bar, come si chiama? Track bar, cos'è? Quella lì. Questa? No, quelle sono le biellettine. Io sono ignorante, spiegami. Ah, esatto, questa qua serve per la stabilizzatrice. Quella là serve per tirare dritto il ponte davanti, per ricentrare il ponte okay. Anteriore. E questo invece cos'è? Quello è l'ammortizzatore di sterzo della Fox, una TS, è la Ferrari degli ammortizzatori di sterzo. Ok. E chiaramente montando questo bellissimo assetto da 2,5 pollici, riusciamo a mettere delle gomme da 35 pollici. Con cerchi? Con cerchi fuel off-road, che sono veramente particolari. Ecco, questi sono. Anche il tema dei cerchi è un tema importante. Sempre il discorso sì. L'ho preso su internet, poi lo monto, piglio un marciapiedino e il cerchio si mi si apre in e due. E l'ho preso da un'altra parte. Sì, esatto, l'ho preso, alla fine te le chapan de boom, come dicono. Chiaramente, oltre alla parte di preparazione per quanto riguarda la ciclistica, perché chiaramente con una macchina così nuova e una macchina che parliamo all'acquisto oltre i 60.000 euro, se non si mettono dei prodotti top del mercato, mi sembra inutile. Certo. E preparare. Senti, sono ubriaco, sbronzo e anche un po' cieco, sì. Ma la gomma non mi sembra nera. È nera. In che senso? Mi sembra quasi tendente al colore della carrozzeria. Pensavo su una finezza, in realtà. Sì, in realtà no, arrivano così, si cuociono un po' col sole. No, non è vero. È il colore della gomma normale. Ok, basta, chiedo scusa. Si tende sempre a non far mettere su quel famoso nero gomma che piace tanto per fare vetrina. All'autolavaggio, che in realtà impasta la gomma e irrita parecchio. Ok, proseguendo. Proseguendo, vediamo anche la parte estetica da piccole cose, diciamo l'antennina in gomma. Su questo abbiamo verniciato anche gli specchietti in tinta. Che escono neri, giusto? No, questi uscivano grigi come la mascherina davanti, riprendeva, però il cliente troppo borghese, ma c'ha ragione. Esatto. Banalmente i ganci del cofano in acciaio, con la chiusura, chiaramente, per non farsi fregare i pezzi del motore. E la solita. Che succede anche quello? Sì. Devi vedere il pezzo forte delle pedane. Il pezzo forte è chiaramente la pedanina elettrica, questa è per agevolare la salita, perché chiaramente con una macchina così alta bisogna agevolare la salita in tutto e per tutto. Dentro la piccola finezza che abbiamo fatto è anche verniciare in tinta col colore della carrozzeria l'hard top, perché questo esce bianco, e così insomma è totalmente un'altra cosa. Chiaramente il modello nuovo di questo Wrangler è un modello benzina,
esce sia come benzina come diesel. In questo caso questo è un 2000 turbo, che è nettamente superiore per erogazione di utilizzo confronto al 3.6, che è il motore quello che viene più venduto negli Stati Uniti. Motore 2000 turbo, dove abbiamo messo la parte performance, il pezzo forte della preparazione, sotto il cofano, un bel kit, mazza una brucia, aspirazione diretta. Che cosa comporta questa? Che aspira meglio. Per cui migliori performance, rende meglio. Rende molto di più, c'è lo scarico completo con doppio terminale in fondo. E poi passo la palla a Luca, che ci spiega cosa abbiamo fatto dalla parte di là. Dalla parte elettronica? Dalla parte elettronica. La parte elettronica, che poi è questa, consueta centralina Selectron riprogrammata da noi. C'è da dire che questa qua, essendo appunto una delle prime con la motorizzazione benzina, si è stati forse, credo, i primi in Italia, sento la Selectron, si è stati i primi a consegnarla e installarla. Però, a detta loro, l'hanno provata loro la macchina va veramente bene, spinge, è il giusto grado di preparazione. Questo filtro cavalli ha di base? Diciamo, parte con 272 cavalli, 272 cavalli. Cavoli, ha un bel... Sì. Ma anche una massa missile. Molto grande, sì, molto pesante. Però comunque è una bella cavalleria, sì, assoluto. Sì. Diciamo che secondo me con centralina e kit aspirazione diretta e scarico abbiamo passato abbondantemente i 300. Mm-hmm. Una cinquantina li avete presi secondo me? 50 no, però una trentina, 30. Dai 30, esatto, 40, 35-40 sì. Cavalli sicuramente. In realtà non è mai stata bancata perché no, a parte che vabbè, sarebbe inutile, una parte di questa potenza, ovviamente è sempre una questione di compromessi. Se tu la fai andare con le gomme di serie più piccoline, esatto, ovviamente meno attrito, certo, meno impronta a terra, ovviamente le prestazioni migliorano. E ripeto, è tutta una serie di compromessi. Il cliente, appunto, questo sono maestri loro nel farlo, la parte diciamo funzionale delle gomme, ha voluto le gomme più grandi. Diciamo che non è che abbiamo recuperato quello che, però una parte della potenza l'abbiamo recuperata. Ecco. Certo. Il discorso è che comunque quando esci, quando entri in autostrada o in tangenziale che sia, insomma, quando dai gas e sorpassi, da gusto, perché è piena l'erogazione e è tanta roba. Beh, lì avranno migliorato sicuramente rispetto al 2008 CRD di tutte quelle che sono praticamente in Italia, sono il 99,9% dei JK sono tutti dei 2008 CRD. Bel trattorone, bel diciamo, trattorone, insomma, bel sarà trattorone, indistruttibile, no, però, ragazzi. C'è da dire che comunque questa adesso monta un cambio 8 marce, cioè sembra di stare su Mercedes alla fine quando però vai. Con le caratteristiche. Sì, ma hai fatto un bel paragone, comunque la G Mercedes insegna, no? Che alla fine comunque sembra stata totalmente un'altra cosa. Beh, sì. Ad esempio il cambio era una delle altre pecche della versione precedente, aveva un cambio di vecchia generazione, il cambio automatico sto parlando, un cambio di vecchia generazione, una roba che ti metteva al latte le ginocchia. Qui con perché non parliamo del manuale che era forse però siccome la maggior parte di quelli abbiamo visto noi non si capisce come mai, erano quasi tutte con l'automatico, anche lì un disastro, non potevi toccare la parte di programmazione del cambio, rimaneva, sì, aveva più potenza, però il cambio gli stava dietro a malapena. Quindi insomma, diciamo che questa qua secondo me hanno risolto delle belle pecche. Certo, Stefano, avete fatto secondo te tutto quello che c'era da fare o c'era qualcosa che magari il cliente non ha voluto ma che voi gli avreste consigliato? Io la trovo perfetta, mi piace la pinza rossa, bella. Secondo me ci si può fermare così, cioè adesso così è un buon compromesso, cioè una buona preparazione ed è veramente godibile, cioè te la godi. E in più, vabbè, abbiamo messo i dischi baffati, insomma, per recuperare qualcosa in frenata avendo le pastiglie della ABC. Ok, ecco. Ti chiedo solo questo, con questa modifica dal reparto, il comparto sospensivo, la guida su strada, normale com'è? Migliora, diventa diversa? Spiegaci. No, è totalmente diversa, chiaramente con delle gomme così grosse la Jeep assomiglia a di più a un camion. Chiaramente andando a installare dei prodotti di alta qualità andiamo a recuperare proprio la guidabilità della Jeep. E chiaramente non ti dico che si guida come una Jeep originale, però siamo molto vicini, cioè te la godi, ma te la godi anche perché sei alto come un camion e la guidi come fosse una questo macchina. Questo cos'è? Quanti pollici è di baricentro? Questi sono solo 2,5 pollici, quindi sono 6 centimetri, comunque 6 centimetri insomma. Sono pochi, in realtà poi con la gomma aumenta molto di più, cioè se la metti di fianco a una macchina normale di serie sei una spanna più alta. Certo, quanto tempo ci avete messo per farla?
Ma diciamo un mesetto tra il fatto che i pezzi comunque arrivano tutti dagli Stati Uniti, è una macchina nuova e l'approvvigionamento è un po' più difficoltoso del modello precedente, dove ormai il mercato è saturo di pezzi che e arrivano quotidianamente. Su questo c'è da aspettare un po' di più, ecco, per averli tutti insieme. Però comunque, insomma, tutto sommato un tempo contenuto. Sì, e secondo me il cliente ne rimane molto contento, ecco. Benissimo, ecco. Grazie Stefano, grazie Luca, alla prossima. Ciao Franco. Ciao. We'll be right back.